voglio capire una cosa, no? C'era una mozione di sfiducia, sì. Voi giustamente avete la vostra posizione, sì. L'opposizione ha un'altra. Qual è migliore occasione? Di sedersi e dire in aula. Vabbè, e discutere. Sono punti di vista. No, ma in questo modo sembra che si scappi davanti alle responsabilità, Ciraci. Non scappiamo davanti alle responsabilità, né scappiamo davanti a nessuno, nel senso che comunque oggi la opposizione ha presentato una mozione di sfiducia, quindi avrebbe dovuto dimostrare di essere maggioranza, quindi competeva all'opposizione garantire. Posso invertire i ruoli? No, aspetta. Competeva all'opposizione garantire il numero legale e votarsi la mozione, anche perché si è dichiarata maggioranza. Io avrei fatto una cosa, mi presentavo in aula. La mozione non passava e avrei detto: signori, vedete, noi abbiamo i numeri per governare. La verità però è che purtroppo, diciamo, cioè ci sono quattro consiglieri che ballano. Stellato, Casula, Vitetti e Fornaro. Assolutamente no. E quindi se non avessi avuto nessuno, la sicurezza su di loro, vi sareste presentati. No, assolutamente. Comunque. Non balla nessuno, eravamo tutti insieme. Con però potevate venire, no? E quindi vi abbiamo dato, come dire, la possibilità di... L'aula vuota, è triste. Allora sì. Cioè pensa, vedi, non voglio speculare. È venuto Massimo Battista in condizioni penose. E l'ha fatto, poteva pure dirmene, me ne sto a casa mia, no? Diciamo che Massimo era uno dei proponenti di questa mozione. Purtroppo non sta bene. Avevate proposto questa mozione, quindi competeva a voi l'onere di portarla avanti, discuterla, approvarla. Ma in democrazia. Se poi voi non avevate... E voi avevate i numeri. I numeri dovete avere voi. Quando si vota, ci sono. Oggi i numeri li dovete avere voi. Eravate sicuri di Stellato? Eravate sicuri di Stellato? Sì. Della Fornaro? Sì. Oggi i numeri li avevate, li dovete avere voi. Poteva anche essere Stellato un nostro numero. Un numero. No, Stellato stava con noi. Ha detto ora che lui non è maggioranza. No? Discussione. Ha dichiarato che non è maggioranza. Comunque, voglio dire, al di là di questo, i numeri li dovevate portare voi oggi. Non li avete portati. È una brutta immagine, un consiglio vuoto. Cioè, il consiglio. Io ripeto, avrei detto: signori, siamo maggioranza. Avete chiesto voi oggi il Consiglio Comunale su una mozione. Avete dimostrato di non avere i numeri sufficienti. Voi avete dimostrato che scappate dalle responsabilità. Chi non si prese, gli assedi hanno sempre torto. Dovevate dimostrare di avere i numeri per. E voi l'avete proposto. Appunto, noi venivamo. Noi venivamo. Voi bocciavate. Non eravate in numero sufficiente. Quindi questa mozione. Non avevate voi. Avete scherzato, avete giocato. Si potrebbero trovare altre vie. Le vie del Signore sono infinite. Buona fortuna.